trovati negli studi di Obiettivo News. Venerdì 7 e sabato 8 luglio torna il tanto atteso appuntamento con Calici, ovvero venerdì con Aspettando Calici e sabato con Calici ad Allier. Siamo qui per parlarne con Marco Succio, sindaco di Allier, e Daniele Lucca, direttore artistico della manifestazione. Benvenuti. Grazie. Calici, non ho detto Calici tra le stelle perché proprio quest'anno ha cambiato nome e è stato troncato in Calici. Come mai questa scelta? Questa scelta è per essere più incisivi nella comunicazione e anche per evitare che il nome venisse distorto, perché noi ci chiamavamo Calici tra le stelle, ma era un nome che veniva spesso storpiato in Calici di stelle, Calici sotto le stelle, Calici certo. Tra le stelle, non si sapeva più bene il nome della manifestazione. Siccome ci siamo resi conto che per la maggior parte delle persone la manifestazione veniva abbreviata in Calici, abbiamo deciso di troncarla e troncare il nome, anche perché riteniamo che sia molto più incisivo come forma certo. di comunicazione. Anche il payoff è stato accorciato certo. dalla cultura del gusto, il gusto della cultura. Quest'anno è Calici, gusto e cultura. Quindi quest'anno tutti potranno dire vado a Calici, e dovranno venire a Calici. Iniziamo quindi il venerdì, come ormai da tradizione degli ultimi anni, con un Aspettando Calici. Di cosa si tratta? Esattamente, è un po' di anni che organizziamo un evento divulgativo il giorno antecedente a Calici. Quest'anno abbiamo deciso di orientarci con un approccio un pochino più scientifico, toccando un tema di assoluta attualità, che è quello del cambiamento climatico. Per questo motivo, grazie a Daniele, che insomma da anni ci segue sia per la manifestazione, ma anche poi nella moderazione dei convegni, abbiamo optato per individuare degli ospiti dal notevole peso scientifico per riuscire a fare una trattazione concreta e approfondita della tematica, ovviamente con risvolti in quello che è l'ambito della viticoltura, che chiaramente è al centro della manifestazione. Quindi ci saranno relatori di spicco e di peso? Vogliamo ricordare? Sì, assolutamente sì, vediamo se me li ricordo tutti. Fondamentalmente, dopo il benvenuto del sindaco, tutti i presenti e gli estanti, e il benvenuto di uno dei due ospiti, dei due testimonial di questa edizione, che sarà Beppe Vessicchio, poi ne parlerà Marco, vi sarà un ulteriore saluto del Consorzio di Tutela e Valorizzazione, molto veloce, dell'Erbaluce Caruso Carema Canavese. E dopodiché entreremo nel vivo tentando di portare intanto appunto, come diceva Marco, dati scientifici, ossia abbiamo una climatologa ricercatrice dell'Università di Torino, che è la professoressa Fiorella Acquaotta, che porterà dati e numeri proprio per andare a, come si può dire, a togliere queste nebbie e qualche dubbio che tuttora c'è a livello mondiale sul fatto che vi siano effettivamente dei cambiamenti climatici, a rafforzare e a mettere degli assi in più un agronomo molto importante, tra l'altro, sia per il nostro territorio che per il Piemonte a livello vitivinicolo, che è Maurizio Gili, il professor Maurizio Gili, dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l'università fondata da Slow Food, che porterà proprio quella che è l'esperienza degli ultimi 10 anni sui territori vinicoli e quali possono essere anche le soluzioni che si possono adottare dal punto di vista tecnico, dato questo importante cambiamento. Cambiano i vini, cambiano anche i metodi di produzione e soprattutto di allevamento. Dopodiché avremo due interventi a carattere più istituzionale, ossia il raffronto che i territori debbono obbligatoriamente avere con le istituzioni, in primis Paolo Balocco, che è il dirigente del settore agricoltura e cibo della Regione Piemonte, che credo effettuerà una prolusione su quelle che sono le azioni che la Regione Piemonte attiva sulla base della richieste che arrivano anche ad esempio da Coldiretti, e un altro dei nostri relatori sarà il presidente Coldiretti Torino, che è Bruno Meccacici, che è un allevatore ed agricoltore, per cui chi meglio di lui. Avremo poi due interventi assai importanti, il buon Giuseppe Calabrese, Peppone per tutti gli amici, che è conduttore di Rai 1, in particolare di Linea Verde, che è gastronomo, che è anche docente,
e che ha un'esperienza nazionale, perché ha camminato molti territori nazionali, per cui porterà la sua esperienza a noi. A chiudere il tutto, infine, abbiamo un intervento, i due interventi di Giuseppe Calabrese e del presidente di Assoenologi, quindi posso dirlo, un papavero ed un fiore all'occhiello per esperienza pluridecennale, per grande talento sia produttivo che dal punto di vista enologico, che Cottarella, che anche lui purtroppo non è potuto essere presente per impegni istituzionali precedenti con Assoenologi, ma sarà presente in audio o video, stiamo tentando di capire come effettuerà il suo intervento, e ci porterà un'esperienza ancora maggiore sui territori, un'esperienza proprio attiva, reattiva, di come il cambiamento climatico sta cambiando i vini e l'agricoltura in Italia. Al termine, come al solito, alzeremo i calici con dei prodotti territoriali, anche per farli conoscere ai nostri ospiti. Mi sembra giusto, nell'ambito di calici, voi non alzarli. Quindi l'appuntamento è in Piazza Castello? No signori, l'appuntamento... Ah, perché per paura del maltempo? Non per paura del maltempo, spostato. Guarda, ti dico la verità, sì. Magda, perché dobbiamo effettuare delle proiezioni di slide, per cui allora sì. Saremo nello splendido salone Paglia, che ci ha già accolto in passato. Alle 18. E saremo anche abbastanza al fresco, fondamentalmente. Alle 18.30 su Piazza Castello batte un sole meraviglioso. Esatto. Direi che per gli avventori è un'ottima notizia il fatto che sarà fresco invece a Salone Paglia. E accorreranno numerosi. Anche quest'anno Calici rientra, è un evento, Fiore all'Occhiello di Allier, ma rientra nel Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane. Assolutamente, orgogliosamente Calici è una delle tre manifestazioni da cui nasce il programma delle Tre Terre Canavesane, quindi... Quando nacquero le Tre Terre, ormai 9 anni fa, avevamo deciso di inserire dentro il programma appunto del programma comune le tre manifestazioni principali, e una di queste era fin da subito stata Calici. Poi, come è noto, quest'anno abbiamo cercato di arricchire sia qualitativamente che quantitativamente il programma, creando già dall'anno scorso appunto il Festival della Reciprocità, e Calici continua a essere, per quanto riguarda la parte organizzata sul territorio di Allier, chiaramente la manifestazione principe su cui puntiamo, certo, ovviamente molto. Veniamo al sabato, 42 aziende vitivinicole, 22 gastronomiche. Sì, produttori e trasformatori agroalimentari territoriali. Esatto, è cresciuta tantissimo la manifestazione dalle prime edizioni, in cui c'erano anche solo come affluenza 600 persone, siamo arrivati a 1500 persone, e crescerà ancora di più quest'anno. Che cosa troveranno? Troveranno intanto dei veterani, perché sono eccellenze consolidate, ma da decenni fondamentalmente portano il nome del canavese in giro per tutto il mondo, sia dal punto di vista gastronomico che dal punto di vista enoico. Sono ulteriormente aumentate le aziende produttrici vinicole, le aziende vinicole, anche perché nel tavolo comunitario dei giovani vignaioli canavesani, la giovane associazione dei produttori, dei giovani produttori canavesani, le aziende sono diventate 24. Per cui, come vedi, aumenta il lavoro e aumenta anche la proposta di grandissima qualità. Vi sono dei newcomers, come si dice in inglese, in particolare posso citare un alladiese al quale siamo molto affezionati, siamo molto amici di Stefano Silva, produttore storico di Allier. Voglio citare lui perché per la prima volta dopo 8 edizioni, poi togli gli anni di pandemia, per la prima volta partecipa. Avrebbe sempre voluto partecipare fin dalla prima edizione, ma gli è stato impossibile, per cui è un vero caldo benvenuto a Stefano, che io amo definirlo l'Obelix del vino canavesano, perché è un gigante buono ed è uno dei migliori produttori canavesani a tutti gli effetti. Ci sarà una piccola sorpresa che non è in programma, ritorna, mi permetto di dirlo proprio per chi l'anno scorso è rimasto affascinato dal Baratuchat, ritorna clandestinamente il grande vecchio del Baratuchat, colui che ha salvato i vitigni di Baratuchat della Val di Susa, Giuliano Bosio, che sarà insieme all'amico Luca Gili. Aumentano le aziende e noi non abbiamo grandi spazi, per cui i coltivatori, che sono fra di loro molto amici, abbiamo creato questo gruppo, in base abbiamo contribuito
sia dal punto di vista dei produttori e trasformatori agroalimentari e dal punto di vista dei produttori vinicoli, Cadici, per certi versi, facendo questo gruppo, questa sorta di comunità, ha contribuito a far nascere collaborazioni, grandi amicizie. Se prima si annusavano un po' come il solito carattere canavesano, incontrandosi in consorzio, incontrandosi in altre manifestazioni, Cadici ha contribuito a far nascere veramente delle amicizie, perché c'è una grande condivisione. E a proprio questo proposito, proprio perché aumenta il numero delle cantine, non vogliamo uscire dalla piazza, non potremmo dal punto di vista logistico, lo sforzo sarebbe per certi versi impossibile da gestire per un comune come Verrebbe anche dispersivo, forse. Ma forse questo no, ma sarebbe uno sforzo veramente, se come inizi ad uscire dalla piazza del Castello, che è un salotto splendido, aumentano esponenzialmente le problematiche, proprio di carattere tecnico-logistico. Certo. Per cui cosa succede? Molti produttori vinicoli dividono il loro tavolo con un collega, e questa sarà un'abitudine che andremo a fare fino a saturazione. Per cui la gente trova, i tavoli sono molto ampi, troverà appunto queste tavole molto ben arredate, molto ben visibili sotto i gazebi bianco che fanno da cornice, in una sorta di semicerchio contro le mura della piazza del Castello, a tutti gli effetti, e troveranno in alcuni casi due produttori, ma storicamente, voglio dire, due produttori storici come Orsolani e Cech dividono il tavolo da sempre e mettono un sommelier dietro, però poi sono presenti per raccontare ai commensali, agli spettatori, quella che è la loro azienda, a raccontare i loro vini. Per cui stiamo aumentando in questo senso, e magari l'anno prossimo satureremo i tavoli. Non solo vino e produttori di cibo e trasformatori. Allora, alcune novità ci sono ovviamente anche dal punto di vista di ciò che i nostri ospiti potranno degustare. Se andiamo sui piatti caldi o comunque sui piatti degli chef, c'è un ritorno degli chef di Vercelli, i risotti li facciamo cucinare agli chef di Vercelli, che sono gli unici accreditati per poterlo fare. A fianco c'è un cambio di chef momentaneo, da Francesco Venturino con i suoi fritti avremo Barbun, chef on the road, che sostituisce solo per un anno Francesco, e poi Barbun lo rivedremo in altra veste l'anno prossimo. Una novità importante, vi sarà l'associazione Cuochi Escoffier per quanto riguarda il settore Piemonte-Valle d'Aosta, che raggruppa il 90% dei cuochi piemontesi e valdostani, quindi ovviamente il 70-80% degli chef canavesani, e vi sarà lo chef Franco Bonda con due piatti freschi per l'estate. Però vi saranno appunto un tris di, lo dico tanto, voglio dire, lo possono leggere comunque sul nostro profilo, un tris di verdure canavesane ripiene e un roast beef per chi non ha voglia di carni calde. D'altronde siamo in estate, e il Bassandir. Riconfermati molti, c'è il trio Meraviglie, Macelleria Boetto, Cascinassa e Matteo Villa, affinatore delle Tome. Ritorna la Revella con i suoi dolci a base di nocciole, che sono nocciole canavesane IGP. E poi una novità importante, questa la voglio dire, è Compra, che è la neonata associazione dei produttori, commercianti ed artigiani di Aglie, che racchiude in sé, nelle sue due enormi tavolate, racchiude in presenza tutta una serie di produttori, sono molti, non vorrei citarne uno per non citarne altri. Ho citato alcuni amici storici e veterani. Sto perdendo per strada qualche cosuccia, però io vi invito soprattutto ad andare sul sito Facebook che è ufficiale, non abbiamo un sito in sé, se non quello di Tre Terre Canavesane, dove trovate anche lì le informazioni, ma seguite il profilo, la pagina Facebook di Cadici Aglie, e trovate veramente tutto quello che potrete degustare. Mi viene in mente che abbiamo una cosa molto importante, questa è la lungimiranza di Marco, che è un gourmand come me, inteso come goloso, nel senso più, e anche sta diventando anche un gourmet, perché si sta approfondendo e sta conoscendo e sta studiando.
sua l'idea di invitare l'associazione, il consorzio dei produttori di vermouth. Perché? Perché probabilmente Allier diventerà un'altra volta, si inventerà un altro momento molto importante, questo non lo posso dire, ma vi lasciamo la curiosità. Sappiate che siccome molti produttori vinicoli territoriali canavesani, molti, qualcuno di loro produce dei vermouth molto personali, molto particolari, con ricette antiche, tradizionali, in alcuni casi molto moderne, saranno presenti negli stand dei produttori di vino anche i vermouth in degustazione. E ritorna Mirbì, questa volta Moncrivello, questa volta non con i suoi mirtilli, la storica azienda produttrice di mirtilli piemontese, fin dal 1990, ma viene esclusivamente per far degustare il vermouth al mirtillo, che è una loro nuova ricetta. Non si può mancare a casa. Assolutamente. Stanno veramente... Aspetta, mi permetto solo, so che c'è tanto da dire, quindi mi sembra di diventare logorroico, cosa che sono abitualmente, perché mi tocca comunicare, ma c'è un graditissimo ritorno e anche un'ulteriore novità. Il ritorno è quello dell'Associazione Produttori di Olio Olivicoltori Piemontesi, con la sezione canavesana. Il canavese storicamente ha sempre prodotto olio, che negli anni, secoli fa, era lampante, con l'olio d'oliva ci si faceva, certo, l'olio per le lampade, ahimè, e noi mangiavamo burro e strutto. Gli oli sono di qualità eccelsa e tutti coloro che vengono possono degustare gratuitamente gli oli extravergini prodotti in canavese, e avranno gli olivicoltori, che fanno già didattica anche in università a Pollenzo, e che racconteranno a chi non sa questa meravigliosa cosa, che si può realmente usare olio extravergine canavesano, che nulla ha da invidiare le grandi regioni classiche e storiche in tutta Italia. E in più una novità ulteriore, Ivo Chabot, sarà presente comunque sempre Alessandro Revelchion con i vermouth, questa volta, al banco della nostra Moreschini, ma vi sarà Ivo Chabot della Stella Alpina di Valperga, che darà in degustazione tutta la sua liquoreria, in particolare quella del Parco Nazionale del Gran Paradiso, per cui sia Valle Orco che Valle Soana, Alta Valle Soana, tutti i GNP, ognuno con la sua particolarità e la sua interpretazione particolare. Insomma, c'è anche il superalcolico da degustare con moderazione prima di ritornare a casa. Quindi ce n'è per tutti i gusti, e veramente assolutamente scoprire, sì, il sapore. Anche i bambini e i vegetariani, anche per i bambini e i vegetariani. Per i vegani non mi dispiace, cioè qualcosa di vegano c'è, possono venire e godersi gli spettacoli. Certo. Gli spettacoli, a proposito, quest'anno chi si esibirà sul fantastico parco simbolico di Piazza Castello? Ma simbolico più o meno, perché il palco, il palco naturale della scalinata, sì, che accede, okay, al castello. Ma quest'anno abbiamo decisamente fatto un passo avanti, uh-huh, innanzitutto sulla tipologia di spettacolo. Dopo alcuni anni in cui eravamo abituati a spettacoli adeguati, idonei per quella, diciamo, per questo genere di manifestazione di nuovo Cirque, siamo tornati a uno spettacolo di tipo concertistico. Quindi abbiamo la Sweet Life Society, che terrà il concerto principale della serata, ma non sarà l'unica performance artistica, perché avremo altre attività, altre performance, a partire dall'animazione in mezzo al pubblico, dove avremo due artisti. Uno si chiama Daigoro e si occuperà proprio di girare tra i tavoli a lietare i presenti, e un'altra performer che si chiama Madame Flute, con un bellissimo abito di 2,5 metri di diametro, che distribuirà, chiaramente in modo teatrale, facendo spettacolo, i calici alle persone che appunto arriveranno al momento del ritiro. Dopodiché avremo la presenza di una pittrice di fama internazionale che arriva da Firenze. Si chiama Elisabetta Rogai. L'abbiamo conosciuta quasi per caso, cercando online, e questa artista ha brevettato una tecnica di pittura ricavando i pigmenti dal vino, togliendo l'acqua al vino con una formula assolutamente brevettata e quindi a noi non nota,
riesce a ricavare il pigmento con cui dipinge. Quindi noi abbiamo mandato una bottiglia con etichetta del consorzio, ovviamente di vino rosso, alla pittrice. Abbiamo mandato un piatto in ceramica di Castellamonte, di bel piatto di dimensioni, diciamo, ragguardevoli, messo a disposizione dalla Castellamonte di Roberto Perino. E quella sera si esibirà dipingendo col vino sul piatto di ceramica di Castellamonte. Io ho visto i bozzetti, non dico niente, ma sarà un bellissimo disegno che raffigurerà le tre terre canavesane. E quindi, insomma, sì, penso che sia una chicca dal punto di vista artistico e culturale decisamente interessante. Sì, permettimi di aggiungere una cosa. Elisabetta Rogai è una pittrice che ha le sue opere in collezioni private e pubbliche di tutto il mondo. Sì. E c'è da aggiungere un'altra cosa per capirne proprio la valenza artistica, il grande talento e il riconoscimento che ottiene. È una delle pittrici, uno degli artisti che pochi anni fa ha avuto la richiesta da parte della città di Siena per effettuare il drappellone di uno dei due pali estivi. Per cui voglio dire, questa dice tu. La dice tutta, sì, perché voglio dire, fa il pari con tutti i grandi maestri del passato e del presente. Bene. E sarà ospite con lei anche il vice sindaco di Firenze in questa occasione, quindi avremo anche un ospite istituzionale importante, sì, che arriverà. Al quale ho richiesto di portarmi, mezzo chilo di lampredotto. Come minimo. Non solo, possiamo aggiungere. Stavo per aggiungere. Aggiungi tu, vai. Aggiungiamo, c'è tanto nel piatto. L'ultima parte, ma ultima solo nell'elenco, che è la diretta di Radio Alfa dalla piazza, e il DJ set che verrà dopo il concerto, fatto in modo molto particolare, con, sì, i dischi in vinile, quindi anche qualcosa di molto elegante da parte di Disco Vintage. Quindi, del quale io mi pregio di fare parte, lo vedi che sono molto vintage. E Disco Vintage è questa associazione che ha preso in mano una buona parte delle trasmissioni, degli orari di Radio Alfa Piemonte. Quasi tutti siamo nati a Radio Alfa e poi abbiamo fatto carriere arrivando fino a Radio Rai. E per cui sono tutti grandi professionisti e quindi, grazie Marco, perché è un valore aggiunto. La nostra serata sarà interamente in diretta per chi non può viverla, ma ascolterà la viva voce dei produttori e degli artisti presenti. E poi ci sarà Renzo Costa in particolare, che è DJ canavesano, che farà pre e post concerto con il vinile, perché noi siamo vintage, noi usiamo il vinile. Complimenti, perché il vinile resta il must del DJ. Non abbiamo detto gli ospiti principali della serata. Sì, uno l'ho citato. Uno l'ha citato prima, che sarà già anche con noi il giorno prima, quindi il maestro Beppe Pezzicchio, che sarà ospite della serata, porterà anche il suo vino, perché è diventato produttore di vino, quindi porterà anche il suo vino in degustazione a calici. E con lui ci sarà ovviamente Peppone Calabrese, che, certo, insomma, sarà anche gli ospite. E anche lui passerà sicuramente qualche ora a intrattenere il pubblico, a chiacchierare, certo, vista la sua disponibilità, capacità, insomma, e amore per il canavese. Certo. Ormai per tutti gli amanti della musica, voglio ricordare che il concerto avrà inizio. Chi viene esclusivamente per il concerto avrà un biglietto d'ingresso a 8 euro, che comprende calice e sacca porta calice. Se viene con dei bambini e vogliono degustare qualche cosa, fino a 12 anni non si paga il biglietto d'ingresso. Mm-hmm. Oltre i 12, evidentemente, non possono bere alcunché di alcolico il Vassandir, ma vi sono a disposizione bevande, succhi di frutta e chi più ne ha più ne metta. Ma anziché i ticket di degustazione, cioè ticket degustazione alternativi, ossia anziché la sacca e il calice, omaggiamo dei ticket di degustazione per i bambini. E voglio ricordare una cosa, prendo io la parte istituzionale, la navetta. Stavo per dirlo. Vedi? Ma io ti alzo la palla e tu schiaccia. Vai, io Marco. Stavo per chiederlo, quindi vedi? Diciamo che hai letto il pensiero. Vai Marco. Abbiamo tutti in testa la navetta, esatto, messa a disposizione da Città Metropolitana, un'altra partnership importante, perché ricordiamo, faccio questa breve parentesi, il Festival della Reciprocità ha una partnership istituzionale di livello, certo, a partire dalla Regione Piemonte, Città Metropolitana che ho appena citato, poi Camera di Commercio, Confindustria, e aziende private che, insomma, ci danno un sostegno notevole.
Dicevamo Città Metropolitana, attraverso il progetto PUMS, mette a disposizione una navetta gratuita da Torino a Porta Susa. Quindi su tutto il materiale divulgativo c'è una parte dedicata a questo servizio. È necessario chiamare un numero di telefono in orario d'ufficio, prenotare, quindi navetta gratuita da Torino a Porta Susa, vecchia, quindi la piazza 18 dicembre, con rientro a fine manifestazione. Quindi questo è un servizio importante per chi vive a Torino e non vuole e non può guidare. Insomma, un bel servizio che ha anche un significato, se vogliamo, dal punto di vista della sostenibilità. Noi quest'anno lavoriamo anche molto sulla sostenibilità. Bravo. E immaginare di avere un servizio di questo tipo utile, ma che ha anche un certo riflesso in questo senso, sicuramente è qualcosa di importante. A tutti coloro che ci stanno guardando, proprio per a proposito di ciò che diceva Marco, questa manifestazione vuole diventare il prima possibile ad impatto zero. Siamo già molto vicino. A questa ragione io consiglio a tutti coloro che ci vengono a trovare di portare con sé la propria borraccia da passeggio, perché non vedrete più plastica, le mezze bottiglie di plastica, assolutamente no, ma vi saranno, grazie a Smart, vi saranno diverse fontane con boccione di acqua fresca, refrigerata, sia naturale che frizzante, per cui potranno andare tranquillamente e serenamente con la loro borraccia a riempirla per i loro bimbi e per idratarci, perché sappiamo bene che... In realtà non siamo arrivati sulla frizzante. Abbiamo eliminato il grosso delle bottigliette di plastica, abbiamo mantenuto ancora quelle della frizzante, ovviamente con conferimento rifiuti dedicato, perché non era fattibile, però è un percorso. Negli anni abbiamo lavorato molto in questo senso, abbiamo tutte le stoviglie, il materiale compostabile, ancora qualche piccolo passo. L'obiettivo per la prossima edizione, o comunque quelle successive, sarà quello di, insomma, essere certificati emissioni zero. In ogni caso tanto è stato fatto e manca veramente poco. Sì, esatto. Poi Magda, io ho un sogno. Uh-huh. Alla fine di ogni edizione mi piacerebbe trovare un terreno apposito e alla fine di ogni edizione mi piacerebbe con Marco andare a piantare una vite. Questa è nuova, non la sapeva neanche lui. Ci ho pensato. È vero che è una bella idea? Fare una vigna di Carici che rimanga poi nel tempo gestita da chi la vorrà gestire con piacere. Potrebbe essere un'idea, invece di piantare un albero, piantiamo una vite per andare a supplire ulteriormente. Andrà poi anche a potare, ovviamente. Questo molto volentieri. Non può solo lanciare l'idea e dopo esibirsi. No, non è possibile. Abbiamo dimenticato qualcosa, perché è un programma talmente ricco che... Mi sembra che sia stato toccato. È possibile per evitare le code. Questa è una cosa importante, anche perché io ricevo molte telefonate di richieste informazioni, ovviamente, per avere più particolari. Uh-huh. Allora, l'ingresso è di 8 euro. È possibile, per evitare le code all'ingresso, andare in prevendita su tutta la comunicazione e cartacea e sul web, trovate un QR code o un link, digitate quel link e potete acquistare il biglietto d'ingresso in prevendita. C'è un euro di diritto di prevendita, ma quando arrivate agli ingressi eliminate tutta la coda ed entrate immediatamente. L'area si apre, saremo pronti alle 19, tendenzialmente noi scriviamo 19.30, poi magari se siamo veramente già pronti apriamo anche alle 19.15. Cosa posso ricordare ulteriormente? All'interno dell'area spettacolo e degustazioni troverete chi ci raggiunge, le persone troveranno 5 casse. Sono 5 casse centrali alle quali, dopo aver controllato gli stand e aver deciso che cosa si vuole mangiare e bere, si può andare alle casse e pagare i ticket. C'è una cosa fondamentale, questo è un messaggio fondamentale che vogliamo, si è già capito fondamentalmente, perché stiamo sempre mantenendo prezzi che sono sotto il popolare. Questo perché? Perché proprio per la reciprocità nessuno guadagna e nessuno perde. È evidente che con 3,50 euro al calice o 4,50 euro per un calice di Carema o di Passito, il produttore non ci guadagna nulla, non ci guadagniamo nulla noi, perché andiamo sempre alla pari anno dopo anno, ed è veramente un festival di servizio per promuovere il nostro territorio verso chi ci raggiunge da altri posti, o promuoverlo proprio per i canavesani, che molto spesso
non conoscono il loro territorio. Per cui i ticket di degustazione vanno dai 3 euro, dai 3 ai 6 euro, dai 3 ai 6 euro, sia per un calice che per una degustazione di cibo caldo, un risotto, le paste ripiene, eccetera, eccetera, della Colautti. Questo vuol dire che siamo sotto il livello dei costi. Le porzioni non sono, come si può immaginare, di esclusiva degustazione, sono delle porzioni, ma non è una sagra. Tutti si possono sedere ad accomodare, grazie allo sforzo condiviso dell'amministrazione comunale, della Proloco di Aglie, grazie alle altre Proloco. E altre Proloco, alle altri comuni Proloco che ci aiutano. Che aiutano, tutti possono sedersi e appoggiare il loro piatto a dei tavoli. Si tenta di essere il più elegante possibile in questa piazza. E anche chi non si avvicinerà al palco, dove sarà prevista una platea di sedie, ovviamente l'impianto è talmente importante, sì, e la band è talmente importante che arriverà molto bene comunque. C'è da dire su Sweet Life Society, io sono molto contento perché è una sorta di ritorno al passato, forse la prima edizione con la Soul Food Orchestra, parte dei Blue Beaters. La Sweet Life Society, sin da quando si sono formati, hanno avuto delle splendide hit di quello che il termine è crossover, per cui un electro swing, grandissimi talenti, sono entrambi sabaudi, ma hanno portato la Sweet Life Society, che adesso è anche una factory artistica, nei più importanti festival internazionali di tutto il mondo. Prima tournée Stati Uniti, sono ospiti fissi a Glastonbury, che è il festival dei festival a livello mondiale, e poi hanno fatto tutti i festival tedeschi, olandesi, inglesi, in Italia il Goa Boa, per cui stiamo parlando ai 20-30enni, sanno che cosa aspettarsi, so per certo che arriveranno un sacco di giovani anche solo per il concerto. Senza dubbio. Direi che siamo in chiusura di intervista, lanciamo un appello. Beh, che dire, quest'anno sarà un'edizione nuova, un'edizione più ricca, quindi tutti coloro che hanno conosciuto il vecchio Carici tra le stelle sono invitati a venire a trovarci, perché troveranno tante novità e sicuramente torneranno a casa più soddisfatti ancora rispetto agli altri anni. E a tutti coloro che non sono mai venuti a trovarci, ovviamente l'invito caloroso è di venire, perché siamo sicuri che sarà una serata indimenticabile e che sicuramente potrà far sì che far venire voglia di venire sul nostro territorio anche tante altre volte, perché ricordiamo che comunque abbiamo anche un pubblico che arriva da media distanza, da tutta la regione, quindi è un modo anche per far conoscere il resto del Canavese, quindi insomma cerchiamo di attrarre pubblico e fargli passare una piacevole serata, anche per far sì che possa tornare. Sì, no, io dal mio punto di vista posso solo dire sinteticamente che in ogni festival in cui lavoro o al quale partecipo come ospite, tento sempre di far arrivare un motto, che è anche il motto del Club Tenco del quale faccio parte, che la vita è l'arte dell'incontro. E Calici a tutti gli effetti è un piccolo salotto meraviglioso, una cornice barocca estremamente suggestiva che sarà illuminata meravigliosamente bene, ma il fattore umano è fondamentale. Per cui venite, perché so per certo che in qualche modo ci ringrazierete. Noi saremo in giro ovviamente per far sì che a vedere che tutto vada bene, che funzioni bene, ma effettivamente è una serata in cui si può incontrare umanamente sia i produttori che magari ritrovare qualche vecchio amico che non vedete da tempo, che senz'altro viene a Calici. Approfittatene. Grazie Marco, grazie Daniele. Grazie Magda. Quindi venerdì 7 luglio, ore 18, Salone Paglia, aspettando Calici con un interessante convegno. Sabato 8 luglio, Piazza Castello, sempre da Aglie, Calici, dalle 19 circa. Non mancate e continuate a seguire BTV News.